Questo programma è offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia, WeWork, sicurezza, medicina del lavoro, verifiche periodiche, formazione, www.weworkpoint.it. Amici del Ruggito Neroverde, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata del format dedicato al Bitonto Calcio. Quest'oggi parleremo sì della sconfitta, l'ennesima purtroppo, del Bitonto sul campo della Cavese, ma soprattutto parleremo della prossima gara contro il Gladiator che i bitontini affronteranno in casa al Città degli Ulivi, un Bitonto che si appresta ad affrontare un vero e proprio tour de force con tre gare in casa nelle prossime quattro. Questi temi li affronteremo in compagnia alla mia destra di Murillo Gomes, difensore del Bitonto. Buonasera Muri. Buonasera a tutti. In collegamento abbiamo Luca Guerra, giornalista, gradito amico di Radio Doppio Zero. Ciao Luca. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Abbiamo anche Domenico Vastante, addetto stampa del Gladiator. Ciao Domenico. Sì. Lo abbiamo perso per un attimo, lo andiamo a salutare tra pochissimo. Nel frattempo andiamo subito a vedere gli highlights della gara tra Bitonto e Cavese. No, non era certamente questo il match da vincere in casa della capolista. Però l'ennesima sconfitta di misura fa sprofondare il Bitonto al terzultimo posto e intanto le giornate scorrono inesorabilmente. Mister Valeriano Loseto deve fare i conti con una rosa malconcia e incerottata e si affida alla consolidata cintura difensiva con Tangor e Carulo laterali, Silletti e Gomes centrali a protezione di Petrarca. In plume la mediana con Mariano e un gradda sciabolatori, Clemente tiratore di fioretto. Davanti Chiaradia rifinitore per Palazzo e Figliolie. L'ex pedatore del Napoli, Emanuele Troise, risponde con Colombo fra i pali, Mugnoz e Fissore ad erigere una diga insuperabile. Palma in cabina di regia, assistito da Liperta e Puglisi. In attacco il tridente Gagliardi, Foggia, Banegas. Commuove non poco l'omaggio dei tifosi cavesi al piccolo grande Nico, l'angelo pulcino neroverde onorato pure da una maglia autografata dai calciatori biancazzurri. Capolista Spavalda, Pugliesi Guardinghi. Al quarto d'ora il regista Clemente artiglia il cuoio, illumina per Palazzo che calcia in nuoco da lontano. Traversone di Maffei dalla sinistra, Banegas in zucca, la difesa bitontina si rifugia in angolo. 60 secondi e Mugnoz si invola sulla destra, scarico per Gagliardi che gira, Carullo provvido scherma la sfera che Tangor rinvia. Poco dopo la mezza, pallone che spiove nell'area neroverde, Tangor sfiora, volée robusta di Gagliardi, salvifici guantoni di Petrarca proteso in tuffo. Insomma, reti intonse all'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa appaiono subito più aggressivi e al quarto passano. Parabola da corner di Aliperta, Banegas, Solingo in zucca letale. I leoncelli feriti provano a ruggire. Piazzato di Clemente dalla tre quarti di sinistra, dodicesimo, stoccata dal vertice destro dell'area di rigore di Figliolia, blocca Colombo. Aliperta ci prova al quarto d'ora, Petrarca inchioda il pallone sul prato. Minuto 20, punizione dai 20 metri di Maffei, Colombo guizza e smanaccia via. Tiro dalla bandierina e colpo di testa fuori di niente di Tangor. Contropiede vertiginoso di Campani, ma il fuorigioco di Aliperta evita la seconda capitolazione ai bitontini. In pieno recupero poi Tangor, Muscatiello e Petrarca, fra scivolate disperate, voli e stop sulla linea, sventano miracolosamente un altro periglioso contropiede con tanto di botta di Bubas. Insomma, non bastano fierezze e gagliardia ai nostri, mentre gli aquilotti si issano in cima al girone, proprio lì dove solo 12 mesi fa stavamo assisi noi. Andrei subito da Domenico Vastante. Domenico, arriva il vostro Gladiator domenica a Bitonto. Che Bitonto vi aspettate? Niente, abbiamo perso nuovamente il collegamento con Domenico Vastante. Allora vado con il nostro Muri, perché partiamo proprio dalla partita con la Cavese allora. È stata una partita in cui, ancora una volta,
Il Bitonto ha giocato bene, ci ha provato, però penalizzato dagli episodi. Sì, la partita di domenica abbiamo preparata da quella maniera e abbiamo fatto bene, solo che il problema è che per troppo episodio stavano massacrando noi. L'ultima tre gare abbiamo preso tutti i gol di palla nativa e alla fine lavoreremo questa settimana per curare questo problema. Ecco, proprio a proposito di questo, secondo te è soltanto una questione di episodi oppure mancanza anche di un po' di concentrazione nei momenti importanti della partita? Per troppo calcio sono fatto dei dettagli, no? Se tu sbagli, l'altro approfitta quello più migliore, stanno punendo e noi stiamo riuscendo a fare punti. Servono questo momento, dobbiamo fare punti. Non so se abbiamo Domenico Vastante, penso di sì, mi dicono dalla regia. Domenico, ti chiedevo prima che Bitonto vi aspettate di affrontare. Allora, buonasera a tutti, ora mi ascoltate? Sì, ti sentiamo. Ok, perfetto. Allora, sì, di sicuro comunque noi abbiamo ancora in mente il Bitonto precedente che abbiamo affrontato 3 anni fa quando ci fu la vittoria del campionato, che poi purtroppo non si è concretizzata per i fatti che sappiamo tutti quanti. Ora è un Bitonto diverso, però sappiamo che ovviamente c'è tanta voglia da parte della compagine nero-verde di voler riprendersi, e comunque c'è questa sconfitta ultima contro la Cavese, comunque è arrivata domenica, però comunque è una partita che si è giocata a nostro avviso bene da parte dei Bitontini, un Bitonto che reduce da diversi passi falsi, e comunque di sicuro ci aspettiamo comunque un approccio forte, perché poi giocare in casa, e qui è un campionato quest'anno come ogni anno, comunque in casa molte squadre cercano a fare ottenere tanti più punti per un bottino che poi serve per la salvezza. Credo comunque quest'anno siano un po' diversi i programmi rispetto al passato del Bitonto, e ovviamente poi c'è la questione stadio, è comunque un argomento importante. Il Gladiator invece come arriva alla sfida di domenica? Claudio, il Gladiator ha iniziato bene la stagione e ha ottenuto 3 nelle prime 3 partite casalinghe, fa un po' più fatica fuori casa e ha ottenuto infatti un solo punto, un solo pareggio, che poi tra l'altro la partita scoppiettante 3-3 a Molfetta, e poi per il resto sono arrivate solo sconfitte. E la vittoria manca da parecchio, manca da 40 giorni, infatti l'ultimo successo fu il 2 ottobre contro la Puzzolana, per cui c'è tanta voglia comunque di riscattarsi. Si aspettava un successo contro il Francavilla, che però non è arrivato domenica, nonostante la superiore numerica per circa 50 minuti, e quindi per ora l'obiettivo è quello comunque di non fare un passo falso come è stato a Lavello. Lavello, una partita equilibrata, pochi spunti, e poi Lavello l'ha spuntata nel finale con un gol all'84esimo di Delgado, e quindi ora l'obiettivo è comunque di non perdere, di fare una buona partita, e poi dopo se viene qualcosa in più ovviamente poi il Gladio sarebbe contento, però sappiamo che comunque vedendo che il trend negativo in cui Bitonto, e allora comunque bisogna stare molto molto attenti. Ecco, è vero che la vittoria manca, come hai detto tu, da praticamente 40 giorni, però è comunque una squadra, la vostra, che in questo momento è nella parte sinistra della classifica, quindi tutto sommato possiamo dire che è un inizio positivo per voi. Sì, di sicuro qualche settimana fa lo era ancora di più, era rafforzato questo giudizio. Adesso un po' di meno, e quello che stiamo pagando è un po' la mancata concretezza delle occasioni che creiamo, perché è una squadra giovane, è una squadra che poi dopo presenta tanti ragazzi che non hanno disputato il girone H, e su tutti c'è Emanuele Tedesco che lo ha disputato e comunque lo ha vinto anche col Picerno, però tanti altri ne sono di altre regioni, ad esempio diversi calciatori che hanno giocato nei gironi laziali, nei gironi toscani, e quindi è normale che comunque poi ogni... Sì, purtroppo abbiamo problemi di connessione con Domenico, che comunque ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Vediamo se riusciamo un attimo a ripristinarlo. Andrei da Luca Guerra, se è ancora con noi. Luca,
Tornando alla partita con la Cavese, come diceva Muri, un Bitonto penalizzato ancora dagli episodi, un Bitonto che però adesso deve necessariamente fare punti. Guarda, è un Bitonto, Claudio, intanto buonasera a tutti, che sicuramente ci ha messo coraggio a capa, è andata a giocarsela a viso aperto contro la capolista su un campo dove secondo me quasi nessuno riuscirà a portare via punti, vuoi per la qualità dell'avversario, vuoi anche perché è un campo difficile, il Lamberti. Però credo che certe volte occorra anche essere molto consapevoli dei propri limiti o delle proprie forze, e quindi il giocare a viso aperto può diventare non un fattore di vantaggio, ma può diventare quasi un limite. Le partite vanno sempre da questo punto interpretate. Ecco, non so dirti se giocando, diciamo, arroccandosi di più, il Bitonto avrebbe portato via almeno un punto da cava, perché poi le controprove del calcio non ce le abbiamo, si limita sempre a quei 90 minuti ed è sempre il campo a parlare. Però la sensazione è che il Bitonto, dopo le ultime tre gare, quindi tre KO di fila, adesso si sia messo in una situazione un pochino più complicata, e quindi questa partita contro il Gladiator diventa, non dico spartiacque per la stagione, però diventa importantissima, perché devi tornare a far punti, perché devi farlo davanti al tuo pubblico, perché probabilmente trovi un avversario che non è nel suo miglior momento, lo raccontava anche il collega da Santa Maria Capua Vetere, e in tutto ciò lo sento fare i conti anche con un'infermeria che non mi sembra essersi completamente svuotata, su questo ne sapete sicuramente di più voi, però è un Bitonto che adesso ha bisogno di un piano B. Vedo che tatticamente l'allenatore già ci sta lavorando, è passato da un 4-3-3 a un 4-3-3-1-2, definiamolo così, però sicuramente è un Bitonto che adesso deve riprendere a marciare, e più che l'atteggiamento, quindi l'osare e giocarsela a viso aperto, conterà la determinazione, conterà anche la cattiveria agonistica che probabilmente a questa squadra in qualche momento è mancata. Sì, grazie per il tuo intervento Luca. Dovremmo riavere Domenico, anzi no, ci dicono di no dalla regia, purtroppo la connessione non vuole saperne questa sera. Andiamo allora a sentire le parole di Valeriano Loseto nel post partita della gara contro la Cavese. Ah, diciamo che io ho portato rispetto alla Cavese presentandomi qua con tre attaccanti, a differenza di quello che magari qualcun altro poteva pensare, che si veniva qui a fare le barricate. Noi abbiamo difeso ordinatamente qualsiasi attacco della Cavese. Siamo ripartiti quando c'è stato da ripartire, ma non abbiamo punto in maniera decisiva e convinta. Secondo tempo inizi con atteggiamento positivo, primo calcio d'angolo, l'ennesima dormita difensiva da parte nostra, perché sono tre partite che puntualmente ci dimentichiamo gli avversari di marcare gli avversari, ci puniscono. Dopodiché ci siamo riversati, abbiamo provato a creare qualcosa, ci siamo presentati 3-4 volte sugli esterni e per mettere la palla in mezzo sapevamo che avevamo i due attaccanti che potevamo sfruttare, però abbiamo sbagliato qualsiasi tipo di cross. E questo non è accettabile da parte dei miei ragazzi, non è accettabile da parte mia, perché la settimana si lavora tanto, si fanno enormi sacrifici, e anche oggi al cospetto della capolista siamo venuti qua, ripeto, e ce la siamo giocati a viso aperto. Non abbiamo concesso nulla alla Cavese se non il primo tempo, dove comunque abbiamo sofferto quei 10 minuti, ma siamo stati bravi a non capitolare. Di conseguenza poi il secondo tempo, ahimè, c'è stata questa ennesima di disattenzione difensiva che ci fa commentare un'ulteriore partita amara per noi. Ma gli assenti diciamo che hanno sempre ragione, però c'è da dire che noi in questo momento siamo corti, c'è poco da fare. Siamo contati nel parco under perché abbiamo avuto alcune defezioni, tra cui quella di Torino, che poteva essere un'arma in più per quanto riguarda il reparto offensivo. Però chi ha giocato ha provato in ogni modo a dar fastidio e a creare qualcosa alla Cavese. Siamo ripartiti 2-3 volte anche con l'ultima scelta. Le scelte sono state sempre un po' frettolose e sbagliate, vedi la ripartenza che abbiamo avuto con Carullo, si è allungata la palla, ci siamo presentati 3-3, quindi potevamo sfruttarla anche diversamente, ahimè non è andata come noi speravamo. Però ripeto, c'è un grande rammarico perché si è fatta non una partita difensiva, perché comunque alla fine la Cavese, se lì capolista merita, ha una grossa squadra, ha potuto giostrare i cambi a proprio piacimento. Ripeto, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, che abbiamo preparato la partita così, però non siamo stati premiati su qualche occasione che abbiamo creato.
Dovremmo riavere Domenico Vastante. Domenico, in chiusura con te, mi piacerebbe avere un tuo commento in generale su questo girone H di Serie D. Allora, innanzitutto vediamo se mi senti. Ci siamo? Ci sentiamo, finalmente. Ok, perfetto. Ok, allora, è un purtroppo il collegamento alla distanza. Allora, il girone H, come sempre, si conferma quello più competitivo di tutti quanti i gironi della Serie D. È un campionato che sta rispettando un po' quelli che sono i valori, però secondo me ci sono delle squadre che purtroppo non sono riuscite ad ottenere i punti che, diciamo, che si aspettavano. In primis io parlo di Brindisi e Casarano, che sulla carta le ritengo le squadre più forti del girone, che però al momento purtroppo, diciamo, stanno venendo meno. E ho ascoltato anche le varie conferenze stampa dei presidenti del Brindisi, che comunque dicono che loro lottano per vincere il campionato e vogliono tornarci il prima possibile, però al momento comunque sono diversi i passi falsi che hanno compiuto. E la Cavese l'abbiamo affrontata 2 settimane fa, è venuta a vincere allo stadio Mario Piccirillo per 3-1 e non ha fatto una grande gara, però comunque molto molto concreta, cioè anche se non ha tante occasioni poi le sfrutta, e poi quando gioca in casa al Simetta Lamboetti poi dopo lì comunque ha vinto tutti i scontri diretti. Infatti comunque su tutti ricordo col Barletta di cui tanto si è vociferato per la questione arbitrale. Comunque un girone che si deciderà alla lunga, perché adesso è ancora presto. Io mi aspettavo intorno alla 10ª giornata già di avere una classifica delineata, invece no, perché comunque le prime della classe hanno perso tanti punti, e poi c'è su tutte questo una sorpresa, Fasano, che sta sorprendendo tutti, perché sta giocando un grande campionato in questa parte di stagione. Assolutamente sì, grazie a Domenico Vastante per essere stato con noi, ti lasciamo andare ai tuoi impegni e in bocca al lupo per la gara di domenica. Grazie mille e buona serata. Grazie a Domenico. Tornerei adesso da Luca Guerra. Andando, Luca, a risentire un po' quelle che sono state le parole di mister Lo Seto, non so a te, ma a me è sembrato arrabbiato in conferenza stampa, arrabbiato perché voleva qualcosa in più dei suoi ragazzi. Sì, voleva qualcosa in più, ma per quello che ci dicevamo, perché poi alla fine, al netto dell'avversario molto forte che affronti, però sei in un momento della stagione in cui i punti devi farli, che tu possa giocare contro la Cavese o contro la Puteolana, prendo i due estremi della classifica, perché poi la somma dei risultati precedenti va a incidere. È un Lo Seto che secondo me era arrabbiato forse anche un po' con se stesso per il tipo di atteggiamento tattico chiesto nella situazione specifica alla squadra. Poi lo sappiamo, il mister è un sanguigno, poi il Bitonto ha vissuto sin qui secondo me già 3 stagioni in una: l'avvio a rilento, la ripresa con quelle 2 vittorie consecutive che sembravano un po' aver scacciato la crisi, no? Tra Matera e la gara interna contro la Puteolana, e poi devi riaffrontare un tris di sconfitte che comunque ti riportano a terra, ti riportano alla realtà e soprattutto ti portano a osservare gli altri mentre fanno punti. Cioè il Bitonto alla fine alle spalle ha un Gravina che è un unicum nel campionato, è l'unica squadra che non ha ancora vinto, ma che secondo me quando pareggi tanto con un paio di innesti puoi sistemarti e quindi puoi tirarti fuori da quella situazione, e poi ha una Puteolana che ha già cambiato pelle abbondantemente, quindi ha una classifica che probabilmente è destinata a mutare. Lo Seto sapeva a inizio stagione di avere un compito complesso, di avere a che fare con un Bitonto ringiovanito, con un Bitonto rivisitato negli obiettivi, però al tempo stesso adesso queste difficoltà le sta toccando con mano. È un allenatore bravo, è un allenatore capace, è un allenatore che conosce, sa come toccare dei giovani, però ripeto, domenica è una partita in cui il Bitonto deve muovere un po' questa classifica. Luca, nelle prossime 4 giornate il Bitonto giocherà 3 volte allo stadio Città degli Ulivi. È imperativo fare, non dico 9 punti, quantomeno 7. No, è importantissimo fare punti in casa. Poi questa è una squadra, secondo me, strutturata più per giocare in casa che per giocare fuori, proprio perché è un po' leggerina a centrocampo, e quando vai in trasferta con un centrocampo un po' leggero rischi di pagarlo più del solito, e allora in casa bisogna sfruttare questo fattore. È chiaro, giocare in Città degli Ulivi, che già non può ospitare troppa gente quest'anno, non è sicuramente un vantaggio, però è un campo che Bitonto conosce, è un campo su quale Bitonto gioca più spesso degli altri, si allena anche più spesso degli altri, seppur non tutti i giorni.
però è una situazione da valutare, cioè il fattore campo diventa fondamentale e le squadre storicamente in questo campionato si sono salvate costruendo punti in casa. Si dice che chi deve salvarsi viva del fattore campo e chi invece deve vincere il campionato viva del fattore trasferta. Ecco, il Bitonto ha un obiettivo chiaro e quindi adesso è il momento di sfruttare questo fattore campo. Andiamo velocemente a vedere i risultati dell'ultimo turno del girone H di Serie D. Abbiamo parlato del Bitonto che ha perso sul campo della Cavese, poi la Team Altamura ha battuto per 3-0 il Lavello, 2-0 della Barletta contro la Fragolese, 1-1 tra Gladiatore e Francavilla, Matera Brindisi 2-1, Puteolana, Nocerina 1-1, 0-0 tra Nardò e Martina, l'1-0 del Molfetta contro il Gravina e poi il 2-0 del Fasano contro il Casarano. Classifica che ci dice che il Fasano è a quota 21, a due lunghezze dalla Cavese che è a quota 23 in cima alla graduatoria, poi inseguono Brindisi, Nardò e Barletta a quota 18, 17 punti per il Casarano, Team Altamura 16, a Fragolese 13, Gladiator 12, poi nella parte destra Martina sempre a 12 lunghezze, Nocerina 11 punti, Molfetta 10, poi a 9 abbiamo Francavilla, Lavello e Matera e poi eccolo il Bitonto al terzultimo posto con 8 punti, Gravina 7, Puteolana 5, Luca In chiusura con te, perché poi dobbiamo lasciarti andare, un commento su questa classifica, perché secondo me ci sono alcune sorprese lì davanti, ma anche lì dietro, ad esempio il Gravina che non riesce a vincere ed è al penultimo posto. Il Gravina, lo dicevo prima, è sicuramente una notizia in negativo, è una squadra che concretizza troppo poco, è una squadra che non ha segnato in 5 delle 10 partite giocate, sono dati su cui riflettere che probabilmente raccontano non di un problema temporaneo ma di un problema endemico che quindi probabilmente risolveranno attraverso il calciomercato più che attraverso il gioco dei moduli diversi. Il Matera sta mostrando personalità e secondo me è una squadra destinata a tirarsi fuori da questa situazione di classifica, così come la Nocerina è destinata a salire. Sono curioso di capire quale sarà l'evoluzione in casa Fragolese, dove insomma mi sembra che ci siano delle vicissitudini tecniche e ambientali da superare. E poi lo sappiamo, Claudio, si arriva, l'obiettivo è arrivare a dicembre per tutti, sia per chi deve salvarsi che per chi deve salire in Serie C, che per chi ambisce ai playoff. A dicembre inizia un altro tipo di campionato. Ti posso dire che mi sta sorprendendo in positivo il Nardò, soprattutto dal punto di vista della tenuta difensiva, ma Nicola Ragno è una garanzia da questo punto di vista, però quando hai una squadra completamente nuova hai un bel test da superare, e devo dire che è un test che stanno superando. Il Fasano non è più una sorpresa per me, Tisci bravissimo a seguire il solco tracciato da Danucci, e domenica c'è questo Brindisi Barletta che probabilmente ci dirà qualcosa sulle reali ambizioni dei due club. Assolutamente sì, noi ti ringraziamo Luca per essere stato qui questa sera, grazie. Grazie a voi ragazzi, come sempre a disposizione. E allora alla prossima con Luca Guerra, torniamo in studio, parliamo un po' con te Muri, visto che abbiamo parlato di più con i nostri ospiti. Abbiamo visto, abbiamo parlato anche con Luca Guerra, un mister Roseto abbastanza arrabbiato, sei d'accordo? L'hai visto così anche tu nello spogliatoio dopo la partita? La sommatoria di tutto, no? Praticamente non solo lui è arrabbiato, come noi giocatori che scendiamo in campo, facciamo meglio e non portiamo punti a casa. Gironi H deve fare punti il prima possibile perché è una girone tosta. Eh sì, è davvero un girone tosto, è sempre più tosto, perché tu ci hai giocato anche qualche anno fa nel Gravina, ti chiedo se lo trovi diverso e poi ti chiedo se tu ti senti diverso rispetto a qualche anno fa. 2016 era sì. Gravina, abbiamo fatto una squadra a vincere il campionato, non siamo riusciti, arriviamo terzo posto. Questo anno lo vedo più equilibrato rispetto a quando è stato prima. Comunque la squadra di Bitonto la vedo molto forte, siamo un giocatore di valore, però la classifica oggi è quello che è. Dobbiamo trovare di fare il modo di portare punti e poi, perché questo girone, questo anno, secondo me, io sempre ho seguito, è stato un girone più difficile degli ultimi anni, no? Vedo difficile, una cosa però bella da giocare, una cosa a me mi piace questa partita, che tu devi stare a un livello di concentrazione al massimo 90 minuti lì, se tu sbagli una cosa ti punisci.
che il livello è praticamente di un accino. Assolutamente. Peraltro tu sei arrivato qui a Bitonto praticamente sul gong del mercato alla fine. Se non sbaglio avevi già iniziato la tua stagione in Brasile. E com'è stato? Raccontaci un po' la trattativa e com'è stato il tuo passaggio poi nuovamente dal Brasile all'Italia. Io prima di andare in Brasile ho fatto Tiferno l'anno scorso. Sì. Ho fatto giovani e io sono andato in Brasile a dicembre perché per il problema familiare sono tornato. Comunque eravamo lì a terzo posto, un girone che ho mai fatto, un po' diverso dai giorni H. È un girone, diciamo, che non c'è... è diverso, è molto delineato la classifica, quello che c'è un obiettivo da vincere, da salvarsi, e poi la... Il girone H è più imprevedibile. Perché tu, per esempio, tu vai a vedere l'ultima partita, ha vinto... Se non mi sbaglio, chi ha vinto? Mi sa Matera. Il Matera. Matera ha vinto con chi ha vinto 2-0, no? Il Matera ha vinto contro il Brindisi, il 2-1. Nessuno poi, se tu vai a vedere prima, dice no, Brindisi vince. Però ha visto come è bello questo girone, perché non puoi dare mai scontato qualche partita. È proprio così, il girone H sicuramente è il più imprevedibile di tutti quelli e quindi della Serie B. Ho avuto, come mi conosceva qualcuno in Puglia, perché ho giocato a Gravina, quando mi ha chiamato Bitonto, la mia moglie che è incinta in questo periodo, ha detto... Auguri! Grazie. Ha detto, no, mi trovo bene in Puglia, mi piace il girone, è una cosa che... questa zona mi sento proprio bene, mi piace pure giocare a girone H, ha detto, no, no, non c'è dubbio che devo andare. E quindi ho subito preso la causa e ho detto, riusciremo a fare quello che dobbiamo fare, però con molto lavoro, molta attenzione, molto sacrificio, perché non posso dire che senza questo non ce la facciamo. Abbiamo parlato in apertura della prossima gara del Bitonto che giocherà in casa contro il Gladiator. Allora andiamo a vedere proprio gli highlights tra Gladiator e Francavilla, gara terminata con il risultato di 1-1. Al Piccirillo di Santa Maria Capoavetere 1-1 tra Gladiator e Francavilla. Il vantaggio dei campani nei primi minuti con Messina, replica a metà frazione, Melillo dal dischetto per un pari che permette a entrambe le squadre di muovere la classifica. La gara si sblocca già al quinto quando Tomi crossa dalla sinistra, spizzata di Tedesco, e sul secondo palo Messina in spaccata batte Maione. Il Gladiator va subito vicino al raddoppio, traversone di Maiocca, ma Marianelli, appostato sul secondo palo, non riesce a far male. I lucani si vedono per la prima volta con un gran tiro di Melillo, su cui Somma para in sicurezza. Poco dopo è il turno di Capitano Le, che però non inquadra la porta. L'avvio del match è bellissimo ed i nerazzurri si rendono ancora pericolosissimi al minuto 12 con Tedesco, che da pochi passi esalta i riflessi di un miracoloso Maione. Ma al 25esimo Melillo mette al centro un pallone che sbatte sul braccio di Piacente per il signor Costa di Catanzaro in rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso attaccante argentino che spiazza Somma e pareggia i conti. I padroni di casa ci mettono un po' a reagire e Marconato alla mezz'ora fallisce il bersaglio. Ma 8 minuti dopo Tedesco si invola verso l'area rossoblu, di ronza non lo tiene e lo atterra al limite dell'area e per l'arbitro è rosso diretto e Francavilla in 10. Prima dell'intervallo è ancora Melillo a farsi vedere con una bella punizione che esce di poco. Le due squadre tornano negli spogliatoi in parità, ma con gli ospiti in inferiorità numerica. Ad inizio ripresa Tedesco segna da due passi, ma secondo il direttore di gara è in offside. Dopo un altro tentativo su punizione dei sinnici, Mele non fa male a Maione. Sono però i lucani a rischiare di passare con un colpo di testa del neutrato Cordic, che al 26esimo spaventa la retroguardia di casa su cross di Marconato. Il Gladiator col passare dei minuti si innervosisce e Maione non corre pericoli, anzi è ancora Cordice ad avere la possibilità di andare a segno ma trova sulla sua strada un grande Somma. Prima del triplice fischio rosso diretto a Dopud appena entrato e Francavilla in 9, ma il risultato non cambierà più. E allora 1-1 tra Gladiator e Francavilla. Andiamo a vedere il quadro del prossimo turno del girone H di Serie D, perché non è in programma soltanto Bitonto Gladiator, ma c'è anche a Fragolese Team Altamura, Brindisi Barletta, Casarano Puteolana, Gravina Nardò, Francavilla Molfetta, Lavello Cavese, Nocerina Matera e Martina Fasano. Muri, affronterete una squadra in salute che sta facendo un buon campionato, però per il Bitonto ora non si può guardare più in faccia nessuno. No, dobbiamo rispettarlo, però a casa, come ha detto Luca,
dove essere la nostra forza, perché il primo obiettivo della società è salvarsi, quindi a casa dobbiamo essere forti e fare mantenere questo, che conosciamo il campo, conosciamo la nostra forza, deve girare a favore nostro, perché meritiamo, lavoriamo al massimo e ce la faremo. Possiamo parlare, secondo te, di vera e propria finale per il Bitonto? Questa è come una finale. Sì, ma per noi tutte le partite deve essere una finale. Fino a che non raggiungiamo la salvezza deve essere proprio una finale. È una guerra, ogni domenica deve essere così, se no non ci facciamo punti, perché è veramente una girone tosta. Noi ti ringraziamo per essere stato qui questa sera. Grazie, e in bocca al lupo per domenica. Grazie mille, crepi. L'appuntamento con una prossima puntata del Ruggito Neroverde è a giovedì prossimo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui questa sera ad ascoltarci e a seguirci. Ci salutiamo col servizio realizzato da Nicolangelo Biscardi, che va a ringraziare e a ricordare i tifosi e la società della Cavese per il ricordo del piccolo Nico Rubini. Eh già, non è stata una settimana facile. Sono ormai 10 anni che il calcio mi porta ad essere vicino alla famiglia Rubini. Leonardo, direttore sportivo ma soprattutto riferimento per tutto. Indimenticabile la prima trasferta in auto al suo fianco quel 9 dicembre del 2012, quando indossava ancora gli scarpini. E poi Nicola, presenza assidua, solare e costante allo stadio. E Francesco, esempio di studio, intelligenza, carriera lavorativa e professionale parallela al calcio, col sorriso sempre davvero uomo spogliatoio. Una settimana funestata da un dolore lacerante che ti toglie fiato e parole, perché questo genera la perdita di un figlio di appena 6 anni, Nico Rubini, figlio di Francesco e nipote di nonno Nicola e zio Leonardo, gente che ha il Bitonto nel cuore e tatuato sulla pelle. Sono stati giorni in cui le dimostrazioni di affetto e di vicinanza si sono moltiplicate, e vedere ex calciatori dell'Omnia che fu e che è stata l'ultima squadra di Papa Francesco e del Bitonto di ieri e di oggi uniti, abbracciati al fianco di un ex compagno fraterno di squadra è stata una delle cartoline più belle, perché non potranno mai i colori dividere l'unione di anni di spogliatoio vissuti assieme. Questi però sono stati i giorni anche in cui dire io c'ero ha avuto un valore diverso. È vero, quel io c'ero accompagna da anni le mie domeniche calcistiche, ma mai come questa volta l'esserci ha significato davvero tanto, emotivamente. Perché quel che è accaduto a Cava dei Tirreni domenica scorsa è qualcosa che riconcilia il calcio, spesso bistrattato, malconcio e avido di sentimenti, con la vita. Assistere al ricordo di un piccolo angioletto scomparso troppo presto e strappato dall'amore dei suoi cari è stato doloroso, ma allo stesso tempo da brividi. Una società, la Cavese, che per ospitalità e accoglienza ha dimostrato ampiamente di meritare categorie superiori e che con la Serie D davvero c'entra ben poco, facendo venir meno tutti quei stucchevoli paradigmi pregiudiziali delle trasferte campane. Cava dei Tirreni si è dimostrata terra di accoglienza, fratellanza, condivisione, sì, quella del dolore di Bitonto e del mondo nero-verde, per la scomparsa del piccolo grande eroe Nico. La società ha voluto omaggiare la famiglia Rubini con un bouquet di fiori bianchi e azzurri, colori sociali della società campana, bardati da un nastro nero-verde e poi quella magliettina da gara della Cavese con la dedica al piccolo Nico da parte di tutti gli aquilotti cavesi. Emozioni, riconoscenza, gratitudine, che hanno toccato la commozione vera e sincera quando la curva Catello Mari, cuore del tifo e della passione per la Cavese, ha abbracciato idealmente la famiglia Rubini e la comunità bitontina, con un striscione che merita solo applausi e rispetto, applausi come quelli levatisi da tutti i presenti al Simonetta Lamberti, l'ennesima dimostrazione di solidarietà da parte di una curva che negli anni si è caratterizzata per eventi e manifestazioni di carattere sociale. Lo ammetto, non sono riuscito a trattenere qualche lacrima e non ce l'ho fatta a non condividere subito con Bitonto le immagini e gli scatti di quanto stava accadendo, affinché potesse giungere immediatamente il tutto tra la nostra comunità. Il campo ha premiato la capolista cavese, al cospetto di un Bitonto mai domo ma uscito sconfitto, ma al di fuori del terreno di gioco, oltre i 90 minuti di lecita battaglia sportiva sul campo, hanno vinto entrambe, perché Cava dei Tirreni ha abbracciato idealmente Bitonto, nel rispetto del dolore e nella condivisione della vita. Ecco, quando un domani il calcio rappresenterà il mio passato, ricorderò sempre questa pagina per spiegare e ricordare a tutti cosa è
e cosa dovrebbe essere davvero il mondo dello sport. Questo programma è stato offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia. WeWork, sicurezza, medicina del lavoro, verifiche periodiche, formazione. www.wework.it